Ciao ragazzi, bentornati in questo video. Prendo tempo perché di solito inizio subito rapido, no? Però vi perdete sempre il ciao. Allora, questo è un video che ha scritto Giulia del canale M'hanno detto di fare un vlog, ciao sorellona, e Valeria del canale Chi legge trova. È un tag bellissimo che non potevo non fare dopo che appunto Giulia e Valeria si sono spartiti i nani. Non potevo che, come dire. Dunque, questo è un tag, vabbè, molto simpatico, è Biancaneve e i sette libri. Ho detto Biancaneve e i sette nani, può essere, perché se li sono spartiti loro i nani, quindi rimangono i libri. Allora, parto coi taggati, perché di solito i taggati sono alla fine, magari voi non lo vedete tutto il video e ci avete ragione, nel senso di... Allora, taggo tre persone, taggo Sam di Fuori del Tubo, una ragazza che se non conoscete andate a conoscere, perché è una ragazza che merita, strasimpatica, una ragazza che ho imparato a conoscere tanto bene ultimamente da una persona favolosa. Poi taggo Dada U, allora Dada, te, io ho ancora in mente il video tuo che hai fatto con l'amica tua, mi pare sia una tua amica, il Post-it Challenge, andate a vedere, Dada U si chiama, è Dada U, WHO. Fa riderissimo quel video, io sto ancora ripensando alcune scene, è favolosa. E poi taggo Claude Metti, lui è un ragazzo che fa video molto particolari, non si fa vedere in viso, fa vedere dei libri molto carini, ha delle recensioni, fa delle recensioni molto belle, qua la luce va e viene. Fa dei video molto carini, insomma, ha un bel canale, insomma, andate a vedere anche lui che si chiama appunto Claude Metti, poi Vale mi aggiungi sotto l'info box, grazie. Allora, iniziamo. Brontolo, un libro che ti ha fatto brontolare tutto il tempo e ho scelto questo di Natasha Campusch, 3096 giorni. Ho brontolato perché mi è stato profondamente sul cazzo lui, questo tale Wolfgang Priklopil. La storia ve la conoscete immagino tutti di questa ragazza che è stata segregata da quando era bambina, ha vissuto appunto 3096 giorni in compagnia di questo... Coso, boh, che poi si è pure ammazzato, quindi manco la soddisfazione di fare cose che io già avrei già avuto un paio di idee. E s'ammazza, va bene così, e lei racconta la sua storia, quindi ho brontolato tutto il tempo contro di lui ed è un brontolare cattivo, gliene dicevo parecchie. È un libro difficile da leggere, però è un libro che mi ha dato tante tante emozioni proprio perché stavo parteggiavo tantissimo per Natasha. È un libro che ti prende molto. Arco, c'è la cosa di aver fatto dello stronzo. Poi Eolo, un libro che ti ha causato allergia. E mi spiace, Silvia, so che te stai per leggere le 13. No, non mi è piaciuto. E mi ha causato allergia perché è un libro che si manifesta per quello che è verso tre quarti dalla fine, cioè qua iniziate a capire che fa cagare. Tutta questa parte qua vi lascia un po' quella sensazione di dire forse sta per succedere qualcosa che puntualmente non succede e quando succede ti rimane un po' quell'amaro in bocca perché di base non è successo un cazzo, quindi un libro di base non... Silvia, te leggi, poi magari a te piace, non lo so, a me ha lasciato un po' lì. E quindi allergia proprio perché insomma quando lo prendevo in mano non è che ero proprio tutta sta felicità, no? Lo riprendevo perché non era così brutto da abbandonarlo, ma quando ce l'avevo insomma un po' di grattugerie varie le ho avute. Gongolo, un libro che ti ha reso felice, e qui cito La verità sul caso Eric Heber, questo l'autore Joël Dicker, e mi ha reso felice, io non l'ho ancora letto questo, è tra le prossime letture, insomma, è nello scaffale delle prossime letture, e mi ha reso felice per il gesto, questo mi è stato regalato in un momento non bellissimo della mia vita, da Giulia, che del canale appunto mi hanno detto di fare un blog, quella dei nani, quella che cerca i cavalli, già Giulia scusa, ti voglio un sacco di bene, lo sai. E mi ha scritto un bigliettino bellissimo, me l'ha regalato, me l'ha spedito tramite Amazon, sto cercando il bigliettino ma è sottile sottile, quindi si sarà perso in mezzo alle pagine, però è qua. E mi ha reso un sacco felice perché è un gesto inaspettato, è un gesto, eccolo qua, l'ho visto, stronzate, beh, come sa. Mi ha reso un sacco felice in un momento in cui non lo ero particolarmente, e dietro questo libro, porco Giuda, l'ho visto prima, eccolo qua. E mi ha reso particolarmente felice in un momento in cui non lo ero e dietro questo libro c'è tutto il cuore di questa ragazza che ormai è mia sorella, quindi più di così ti voglio un sacco di bene. Poi Mammolo, un libro che ti ha fatto arrossire o vergognare, ho scelto La regina dei castelli di carta, che è il terzo libro della trilogia di Millennium, ma ora è uscito anche il quarto postumo con tutte le critiche che gli hanno mosso. A me è piaciuto un sacco il personaggio di Liz Salander e mi ha fatto arrossire perché lei è una che ne fa. E quello che mi ha fatto arrossire non è tanto il fatto che lei le faccia, ma il perché lei è arrivata a fare quello che fa.
E quindi un po' il meccanismo è, ok, tu vivi determinate cose e fai determinate cose perché sei stata portata, nel caso di Liz Salander, a fare quelle cose, perché la vita non è stata proprio così carezzevole nei tuoi confronti. E quindi, insomma, questo. Poi, Pisolo, un libro che ti ha fatto sbadigliare, qua mi perdonerà Sabri, mi perdonerà Lil e tutte le persone che hanno amato sto libro, ma io proprio no. La misura della felicità, questa è stata la prima lettura condivisa della Piccionara. Dobbiamo tornare a fare. Tra l'altro, la Piccionara si sta preparando per una sorpresa per voi. Stiamo parecchiando delle cose molto belle. Qua le luci, guarda che roba! Sembra un film di Steven Spielberg. ci stiamo preparando, insomma, per una cosa molto carina, un tag molto particolare. Però questo no, non l'ho letto tutto. È un libro che si fa leggere perché comunque è scritto grande. Si fa leggere proprio perché comunque di base è scorrevole, però non succede molto. È un libro che mi ha fatto, sì, sbadigliare parecchio. Cioè, quando dovevo leggerlo, dico, porco Giuda, ancora sto cazzo del libro. Prima o poi lo leggiamo e lo finiamo. Poi ero bello preso bene perché Sabrina, le Lille, tutto è bello, un bel libro. Addirittura Lille l'aveva scelto come libro del mese. E credo anche Sabri, però a me. Poi Cucciolo, un libro che ti ha ispirato dolcezza. Questo mi raccomando, leggetelo. Oggi stavo guardando un video, l'ultimo video di Sam di Fuori dal tubo, no? E lei parlava di avevano spento anche la luna, che vado a vedere se trovo, e voi direte che cavolo che ne frega, tanto non lo troverò mai. Sì, ho trovato appunto, mazza che culo, eccolo qua. Lei parlava di questo libro, no? E diceva, questo libro va fatto leggere nelle scuole un po' come il diario di Anna Frank, no? E io questo non l'ho ancora letto, però quando lei parlava di questo libro diceva che va andrebbe fatto leggere nelle scuole, a me è venuto in mente questo, appunto La favolosa vita di Harry Ann Brown, Orsetto centenario. E che cos'è questo? È la storia d'Italia, no, la storia d'Europa, credo, o si muove anche nell'America, sai che adesso c'ho il dubbio. Quantomeno l'Europa, la storia d'Europa del Novecento, quindi c'è questo pupazzetto, questo orsacchiotto, che è lui, che attraversa tutta la storia appunto contemporanea. E dal suo punto di vista la racconta in modo molto dolce, in modo molto tenero e la racconta. E questo va letto nelle scuole, secondo me. Dentro qua c'è la storia. Adesso non mi ricordo se va anche in America o meno, ma mi ricordo i passaggi, per esempio, sulla Seconda Guerra Mondiale. Mi ricordo insomma, quando parlava della Germania nazista, quando parlava della Russia, mi ricordo quando parlava della Prima Guerra Mondiale, quando finiva in Italia, c'era tutta la parte dove lui viaggiava a Napoli. Quindi, boh, un libro molto molto bello che ti racconta la storia in modo molto, molto divertente e ti rimane, insomma, ti lascia qualcosa proprio perché non è raccontata in modo freddo come viene spesso fatto. Poi la copertina è una figata, quindi. Ultimo punto, e quindi va letto nelle scuole. Ultimo punto, Dotto, un libro per intellettuali. Allora, qua purtroppo nella mia libreria nicchiano i libri per intellettuali, la libreria mia è buon cielo. Però ho pescato nella libreria di mamma e ho trovato questo, Daniela Pizzagalli, l'amica Clara Maffei e il suo salotto nel Risorgimento. Boh, se avete voglia di leggere qualcosa di un po' più così, leggete questo. Questo a mamma era piaciuto, ha detto che è una storia molto scorrevole. E non deciso se proporvi questo o George Sand, che è Histoire de ma vie, qua Meli mi massacra. Meli, così a crudo, scrivimi cretino sotto, tanto è un gioco tra me e Meli, non siamo. Le è piaciuto molto, appunto, la storia della vita di George Sand. Lei è appassionata di George Sand, un bel librone, tutto quanto, però non l'ho trovato e quindi ho virato su questo qua. Di cui aveva parlato molto bene. Quindi, se volete un libro intellettuale, un po' beh, peccato che questo. Boh, io ho fatto un video sotto i 10 minuti a mappa, non vi ricapita più. Allora, saluto Giulia del canale. Vabbè, mi hanno detto di fare un blog ormai. Ci vediamo nei vari salotti, nelle varie zone. Valeria di Chi Legge Trova, anche lei ha fatto questo tag e ha risposto molto carino. Lei poi è una ragazza che ho conosciuto da poco, tra l'altro, e fa video molto, molto belli. Quindi, un saluto anche a te, Valeria. E i taggati, ripeto, sono Sandy Fuori dal Tubo, Dada U. E Claude Metti, e spero lo facciate. Ovviamente tutti voi che mi guardate siete taggati, quindi se lo faccio io lo potete fare un po' tutti voi. E io vi saluto, vi rimando al prossimo video che probabilmente sarà questa sorpresa bella che stiamo facendo con i piccioni, soprattutto con alcuni con i quali ci stiamo per incontrare in questo weekend. E niente, vi auguro buon weekend. Oggi che giorno è? Giovedì, quindi siamo quasi nel weekend. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, state bene.